Ciao a tutti, stasera vi presentiamo due nuovi prodotti che sono delle lampadine wifi smart. Una è questa più grande ed è una 9 watt 806 lumen, l'altra è la più piccola e un 406 lumen 5 watt. Adesso mostreremo questa qua più grande che sostanzialmente fa le stesse cose dell'altra, soltanto che ha una potenza in luminosità superiore all'altra, quasi doppia. Tenete presente che 9 watt sono circa, se non qualcosina in più, di 80 watt di una luce normale. Questa lampadina, dicevamo che è wifi e può essere comandata tramite app. Si può regolare la tipologia di luminosità e quindi il calore della lampadina. Con la mano vedremo più facilmente come cambia colore, ecco, da un bianco intenso ad un arancio, e anche andare a dimmerare e quindi a ridurre la luminosità. Oltre a questo, ovviamente abbiamo la parte colore, e possiamo scegliere il colore che meglio ci piace, così come anche la luminosità. Adesso sembra e diventa un po' difficile farlo vedere, ma dalla mano si vede come cambia colore. Ecco, adesso siamo su un blu, un verde e quant'altro. E luminosità. Io posso andare a aumentare o ridurre il contrasto e la luminosità della lampadina. C'ha diverse scene, notte, leggi, lavoro, tempo libero e quant'altro, che poi possono essere anche costruite all'interno di questo menu. Cos'altro voglio dirvi su questa lampadina? Ovviamente questa lampadina può essere controllata all'interno della nostra app d'AdWoo e all'interno di questo ecosistema, e quindi può essere agganciata e automatizzata insieme a tutti gli altri nostri dispositivi, che siano telecamere, che siano sistemi di allarme, prese smart e quant'altro. Vi mostriamo molto velocemente come si fa a configurare questa lampadina. La andiamo ad eliminare dall'app, quindi rimozione dispositivo. La lampadina adesso è come se fosse appena uscita di fabbrica perché è stata eliminata. Facciamo così: 1, 3, 4, 5. La lampadina lampeggia velocemente. Facciamo più in alto a destra, illuminazione. Ecco, confermi, illuminazione, abbiamo scelto fonte di luce wifi BLE, conferma che lampeggia velocemente, mi connetto al mio wifi 2G4, perché non me lo fa fare, ecco, mi connetto al mio wifi 2G4, c'ho la password e vado avanti. E in poco tempo la configurazione è pressoché fatta. Ecco, il wifi, il fatto che la lampadina non lampeggi più sta ad indicare che è stata già configurata. Fine. Nel frattempo anche Alexa ha recepito la lampadina. E quindi può essere anche controllata con i comandi vocali, non solo per l'accensione e lo spegnimento, ma anche per la luminosità e per il colore, tutto con i comandi vocali. Diciamo che questa è stata una presentazione molto molto veloce di questi due nuovi prodotti, che ricordo hanno adesso lo spegniamo, lo faccio vedere, un attacco E27, che è questo qua grande, e anche per quella lì piccola, l'attacco E27. Presto arriveranno altri prodotti, e il prossimo video col prossimo video faremo vedere anche la possibilità di controllare le lampadine con i comandi vocali. Grazie per averci seguito, alla prossima.